di fare un riassunto di quello che sta succedendo. Dopo aver sentito tanti delegati, darei la parola al segretario generale della Wilcom, Salvo Ugliarolo. E magari pregherei anche le organizzazioni sindacali di venire con una delegazione di non più di 4-5 persone per evitare i tempi troppo lunghi nel liberare il palco. E allora, nell'attesa, facciamola sentire questa piazza! Noi la crisi non la paghiamo! Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, alle tante colleghe e ai tanti colleghi che oggi sono venuti qui a Roma a riempire questa grande piazza e sono partiti stamattina per venire qui per dare il loro supporto a quella che è una giornata di mobilitazione per tutto il settore delle telecomunicazioni. Stamattina, all'inizio di questi lavori, hanno parlato già 3 delegati che hanno rappresentato i problemi che ormai da tempo viviamo all'interno del settore delle telecomunicazioni, in maniera trasversale, su tutti i vari ambiti, su tutte le diverse aziende che rappresentano le TLC. Abbiamo i lavoratori di Wind 3, abbiamo i lavoratori di Vodafone, abbiamo i lavoratori di British Telecom, abbiamo i lavoratori del mondo dei contact center, abbiamo i lavoratori di TIM. Abbiamo un settore che è in forte difficoltà. Abbiamo visto in questi anni le incongruenze quando avvengono i cambi di appalto. Abbiamo visto e stiamo vivendo ciò che sta succedendo dentro INPS Servizi, ciò che è accaduto nell'ambito del servizio del 1500, quello che sta accadendo nel cambio di appalto di Enasarco, quello che è iniziato nel confronto del cambio d'appalto di Ferrovie dello Stato. Tutto questo non fa altro che mettere in luce, per chi ancora fa finta di non vedere, il settore e le incongruenze che vive questo mondo. Il 4 giugno del 2014, 9 anni fa, sempre da questa piazza, abbiamo fatto una grande mobilitazione, abbiamo fatto una grande iniziativa di sciopero. Allora era per difendere sempre un pezzo strategico del settore. Erano gli anni drammatici in cui il lavoro veniva portato quotidianamente fuori dall'Italia. Era il tema delle delocalizzazioni sfrenate. Abbiamo fatto una battaglia, abbiamo difeso quel pezzo della filiera per noi importante, abbiamo ottenuto dei tavoli di confronto, abbiamo conquistato la clausola sociale, abbiamo frenato il fenomeno delle delocalizzazioni, abbiamo ottenuto un confronto che ha portato a regolare in parte quello che era il contesto delle tabelle ministeriali nei cambi d'appalto per il mondo dei call center. Oggi, a distanza di tempo, siamo nuovamente in questa piazza per rivendicare un'attenzione che non percepiamo dal mondo delle istituzioni, dal mondo dei governi che negli ultimi anni a turno si sono succedute. Pensavamo anche che durante quello che è stato la drammaticità di una pandemia ci fosse più senso di responsabilità da parte dei manager, da parte delle imprese, da parte del mondo politico. Noi siamo stati quel settore che ha dato un contributo durante quei momenti di difficoltà. Siamo stati il settore che, grazie ai nostri tecnici, che grazie alla voce dei nostri operatori, che grazie alla professionalità delle lavoratrici e dei lavoratori, ha permesso di rimanere connesso il settore, ma soprattutto ha connesso il Paese. Abbiamo dato l'opportunità a 8 milioni di cittadini, di lavoratrici e di lavoratori di poter lavorare da casa con lo smart working. Abbiamo permesso a milioni di studenti, di ragazzi, di bambini di poter continuare a studiare a distanza con la DAD. Abbiamo consentito ai nostri anziani, alle persone che erano chiuse a casa,
che si difendevano dal virus di poter essere informati da quello che accadeva fuori dalle proprie abitazioni. Non abbiamo imparato nulla, lo dico alla classe politica di questo paese, lo dico alle aziende di questo paese e di questo settore. Abbiamo continuato a percepire una scarsa sensibilità da parte di coloro che dovrebbero provare a valorizzare le risorse umane, perché sono il cuore pulsante del mondo industriale di questo paese. E lo diciamo da qua, da questa importante giornata, al ministro Urso, al governo Meloni: è finita la campagna elettorale. Siamo stati bombardati durante la campagna elettorale di tante promesse. Siamo stati riempiti da soluzioni per combattere le ingiustizie anche sociali di questo paese. Il ministro Urso a novembre scorso ha posto in essere un tema sul tema delle telecomunicazioni, che da lì a qualche settimana, che da lì a fine dicembre si sarebbe trovata una soluzione sui problemi annosi del settore delle TLC e sulla questione infinita del mondo che riguarda la Telecom. Siamo arrivati a giugno, ministro Urso, abbiamo fatto una serie di richieste d'incontro, abbiamo scritto a Palazzo Chigi, abbiamo chiesto con correttezza di poter aprire un tavolo per rappresentare le nostre istanze, per rappresentare i nostri problemi, per rappresentare le nostre proposte. Abbiamo trovato il silenzio, abbiamo trovato una classe politica che sfugge a quelle che sono le responsabilità in cui è chiamato un governo, indistintamente dal colore politico. Un governo che preferisce parlare di pizzo di Stato, di flat tax per i ricchi, che intende dare condoni agli evasori, ma che non guarda l'attenzione di un settore di telecomunicazioni, dei lavoratori che sicuramente non hanno interesse a evadere le tasse, ma pagano fino all'ultimo centesimo le tasse per far funzionare questo Stato. Un governo che sfugge a quello che altri governi di altri stati, di altri paesi hanno fatto. Guardiamo la Spagna, guardiamo la Francia, guardiamo la Germania, guardiamo i paesi similari all'Italia, che hanno difeso i loro asset industriali, hanno difeso le telecomunicazioni, hanno garantito la governance italiana. Noi non abbiamo più un'azienda delle telecomunicazioni sotto il controllo del sistema italiano. Noi rivendichiamo il rispetto dei contratti nazionali, noi abbiamo fatto delle battaglie e sicuramente ne faremo altre per riconquistare il rinnovo del contratto nazionale. E non possiamo assistere a quelle che sono le speculazioni che avvengono anche dalle aziende pubbliche quando danno in appalto il lavoro del mondo dei contact center, che cercano di utilizzare dei contratti che fanno dumping ai contratti nazionali. Per noi il contratto è quello delle telecomunicazioni, che è frutto di conquiste, di lotte che abbiamo fatto assieme. Basta con le gare al massimo ribasso, basta, lo diciamo in questa piazza, alle imprese, ai governi, di dare incentivi, di dare sgravi, e poi magari sono le stesse aziende che scelgono di risolvere i loro problemi individuando soltanto il costo del lavoro e l'abbattimento dei livelli occupazionali. In queste settimane, in questi mesi, noi tutti, questo sindacato è impegnato nel gestire le piani di ristrutturazione delle tante aziende. Vodafone, mille esuberi. 10 anni fa Vodafone in Italia era 11.000 dipendenti, siamo arrivati a meno di 6.000 dipendenti e ci chiede di ridurre di altri 1.000. Wind 3, che senza una visione industriale ma solo finanziaria per continuare a investire, decide di scorporare quello che è la rete per darla a un fondo straniero.
Il mondo dei call center, che vive le incongruenze delle aziende pubbliche, di ferrovie, la battaglia che abbiamo fatto con ITA, la battaglia sul 1500, la battaglia che stiamo facendo sulle ferrovie dello Stato, con Enel, con Enasarco, dove sono aziende pubbliche e lì il governo non interviene e lì le istituzioni non intervengono e ci dobbiamo fare carico noi di difendere i diritti acquisiti. Da questa piazza, quest'oggi, vogliamo lanciare tre appelli. Questo non è uno sciopero contro qualcuno, questo è uno sciopero per il settore, per la difesa del lavoro, per la difesa delle aziende, per la difesa di un settore strategico nel nostro paese. E lo dico con rammarico, mi dispiace per quelle lavoratrici e lavoratori che non hanno accolto il nostro invito di scioperare. Hanno perso un'occasione di stare coesi, di stare compatti, di essere insieme in questa battaglia. Bravo. Al governo di ascoltare le istanze di questa piazza, di ascoltare le proposte di questo sindacato confederale, di aprire un vero confronto. Non chiediamo la luna, chiediamo il dovere responsabile delle istituzioni di aprire un ragionamento. Il Ministero dello Sviluppo Economico fino a 10 anni fa era un punto centrale per affrontare i problemi delle vertenze delle singole aziende o dei settori. Da 10 anni abbiamo avuto un vuoto. Al Ministro Urso chiediamo di dare attenzione alle vertenze di questo settore e del Paese. Chiediamo di dare risposte alle istanze del sindacato confederale. E concludo ringraziando tutti voi, tutte le persone che oggi hanno riempito questa piazza, tutte le persone che hanno accolto l'invito del sindacato a dare un sacrificio scioperando e partendo dalle vostre regioni per essere qui, per dare voce ai problemi del Paese e del settore. Grazie di cuore a tutti voi, grazie per avere insieme a noi provato a dare una speranza per difendere il futuro delle telecomunicazioni in questo Paese. Viva il mondo del lavoro, viva i lavoratori, viva il sindacato, viva tutti noi, grazie!